tutti ascoltatori di Ok Italia Parliamone. Oggi nostra ospite Francesca Del Nero. Francesca Del Nero è un international speaker, coach, trainer e autrice. Ha lavorato per molti anni come manager di banche d'affari e conosce a fondo le dinamiche e le sfide del mondo aziendale. La storia personale della Del Nero è particolare anche perché all'apice della sua carriera nel 2010 ha lasciato GE Capital per fondare una scuola internazionale di trasformazione dell'essere, la School for Dreamers, la scuola per sognatori, con lo scopo di ispirare una nuova generazione di leader guidati dall'etica e dall'integrità. Francesca collabora con questo suo nuovo sforzo lavorativo attivamente con aziende, professionisti, università e scuole. E nel 2015 ha indetto per la prima volta nella storia il Dreamers Day, il giorno del sognatore. Quest'anno è arrivato alla sua quinta edizione, uno degli eventi internazionali più apprezzati e di maggior successo per tutti quelli che si definiscono sognatori pragmatici, quelli che provengono sia dall'Italia che dal resto del mondo, che in ogni Dreamers Day si avvicendano sul palco felici di condividere le loro straordinarie esperienze di vita vissuta che infondono forza, motivazione e visione a tutta la platea. I relatori che vengono in questi incontri del Nero sono del settore della scienza, della medicina, dell'economia, dell'imprenditoria, ma ancora dell'architettura, dell'arte, dell'istruzione e dello sport. Innanzitutto non ho ancora dato il ben arrivato a Francesca Del Nero. Ben arrivata Del Nero. Grazie Massimo, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Francesca, con la fine del lockdown iniziamo a tornare verso la normalità, però dobbiamo essere tutti ben consapevoli che dovremo abituarci ad una nuova normalità, perché il Covid-19 ha profondamente segnato tutti noi ed anche il nostro modo di agire e di pensare. Il blocco globale poi ci ha imposto una pausa che pensiamo, per fare un esempio soltanto all'ambiente, ci ha dato una rara opportunità anche di riflettere e rivedere tante nostre convinzioni. Francesca, cosa porteremo di nuovo in questa ripartenza? Bella domanda Massimo. Porteremo di nuovo ciò che abbiamo maturato in questo periodo e penso che ognuno di noi, chi più chi meno, abbia avuto la possibilità di maturare dentro di sé ciò che forse c'era da lasciare andare, perché per portare qualcosa di nuovo bisogna fare spazio. Senza fare spazio dentro di noi, quindi togliendo qualcosa, sradicando qualcosa dal nostro essere più profondo, difficilmente possiamo portare di nuovo qualcosa che rimanga. Cioè non deve essere il proposito della fine dell'anno che di base poi va sempre a finire in nulla. Deve essere qualcosa, sarà, penso, per moltissime persone qualcosa di molto più profondo. Che cosa lasciare andare per fare spazio può essere semplicemente ognuno di noi può aver capito qualche aspetto di sé, può avere capito che magari ha un aspetto riguardante l'impazienza piuttosto che le emozioni negative di varia natura. Potrebbe essere la paura, potrebbe essere la rabbia, potrebbe essere l'incapacità di ascoltare e quindi portare nel nuovo, nel dopo, significa se ero impaziente cercare di portare la pazienza, se non ascoltavo prima i familiari, i colleghi, i capi o i collaboratori cercare di dare più ascolto, se prima ero guidato da una meccanicità, quindi senza avere il vero dominio della mia vita, forse posso prendere più spazio, no? E recuperare il mio potere interiore e guidare la mia vita anziché essere guidato da non si sa bene che cosa. Quindi praticamente stiamo dicendo che questo tipo di esperienza della nostra vita può offrirci anche un importante insegnamento che ci permette anche di cambiare proprio il nostro stile di vita futuro. Assolutamente sì, però tutto questo accade sempre come frutto di una scelta, cioè la scelta precede, cioè prima c'è la consapevolezza che c'è qualcosa che devo aggiustare, dopodiché c'è la scelta di aggiustarlo, però prima mi devo osservare, devo essere stato capace di osservarmi e di capire che cosa, quale aspetto della mia esistenza non mi rendeva magari felice, quell'aspetto lo posso eliminare attraverso una scelta e quindi essere più felice, essere più soddisfatto, essere più in armonia.
Questo sì. Ma devo essere capace di osservare quell'aspetto di me che magari appunto non mi dava gioia nella mia vita. Raccontarlo sembra un qualcosa di molto semplice e molto facile, anche perché prima tu pensavi a dei sentimenti che tutti noi anche in questo periodo stiamo vivendo. Pensiamo al sentimento dell'incertezza, a quello della rabbia, a quello della paura. E tu hai detto che possono diventare comunque un aiuto a una nostra trasformazione di vita. Ma come si fa? Perché per quanto io possa avere consapevolezza, non penso che sia molto facile modificare completamente un'abitudine comportamentale avuta fino a questo momento. Vero? Però guardiamo questo aspetto, Massimo. Ci siamo trovati tutti improvvisamente in una interruzione della meccanicità della nostra vita di prima, no? E nessuno di noi ha potuto farci niente, nel senso che se uno non aveva allenamento a interrompere la meccanicità, prima ha fatto più fatica, perché improvvisamente si è trovato con una realtà che non conosceva, che ha dovuto vivere senza avere la capacità magari di gestirla, ok? Quindi che cosa accade normalmente? Noi possiamo cambiare solo quello di cui ci accorgiamo. Se io non mi accorgo che ho l'orlo dei pantaloni disfatto, banalmente non posso correre ai ripari, quindi rammendarlo, portarlo da qualcuno che lo sistemi, non posso fare niente. Mi devo accorgere. Se non mi accorgo, non posso modificare. Che cosa è servito questo periodo? È servito a dare più possibilità di accorgersi di cose che nella nostra vita non avevano magari più senso. Ci sono aspetti, tante persone, ho parlato con decine se non centinaia di persone in questo periodo, si sono accorte che vivevano in un modo infelice, ma non se ne sarebbero accorti se non ci fosse stata questa pausa forzata. E questi sono tanti elementi, no? Che noi stiamo un aspetto facendo. Tipico della frenesia del mondo moderno in cui si rincorre sempre un qualcosa senza mai godersi l'attimo, questo sicuramente è assolutamente vero. Francesca, c'è stato un altro aspetto però che ha fatto molto discutere ed è l'aspetto della comunicazione. Mi spiego meglio. La prima fase dell'emergenza del Covid siamo stati abituati ad avere un bombardamento di notizie e di informazioni anche da parte del governo che puntualmente ogni giorno ci faceva un appuntamento con la Protezione Civile dove veniva dato un bollettino. Questo tipo di comunicazione, questo tipo di modalità comunicativa ha portato in tanti una sensazione di ansia, di depressione, di paura, che poi molti medici e scienziati hanno spiegato poteva comunque portare una conseguenza immediata dell'abbassamento delle difese immunitarie di ognuno di noi. Tant'è che poi abbiamo visto come a un certo punto hanno deciso di sospendere questo rito che era assolutamente anche poco gradevole. Poi ovviamente la gente ha possibilità di reperire tutte le informazioni, mai come in questo periodo in cui la rete ci permette in tempo reale di poter sapere tutto quello che succede. Quanto il linguaggio e la comunicazione è importante? È stato importantissimo ed è importantissimo. Soprattutto per chi gestisce una comunicazione di massa, cioè perché non si può non sapere qual è l'impatto di una comunicazione di quel genere lì. Io infatti ho contrastato, se vogliamo, non era una lotta, ma era per dare un contrappeso allo stesso orario in cui uscivano alle ore 18, se non mi ricordo male, tutte quelle notizie, io facevo delle trasmissioni con dei medici per portare invece un maggior livello di consapevolezza e non agitare più di tanto gli animi che già erano di per sé agitati, perché l'abbassamento delle difese immunitarie è la cosa primaria alla quale dovremmo fare attenzione in questo periodo, e le difese immunitarie si abbassano attraverso le emozioni negative, cioè più io ho paura, più io sono in ansia, più io sono in stress e in agitazione, più le mie difese immunitarie si abbassano. E quindi se il virus passa, ho più probabilità di incontrarlo che non se invece sono in una relativa vibrazione più elevata. Scusami, Massimo, è importantissimo sottolineare questo aspetto. La paura
e la ignoranza, passami il termine tra virgolette, sono le due cose che stanno dominando in questo momento. Cioè, quello che noi dobbiamo fare, secondo il mio punto di vista, è stare svegli, che significa informarci anche in ambiti, come dicevi tu prima, no? Diversi, che non siano quelli esclusivi del mainstream di una certa, di un certo canale. Perché? Perché prima, perché abbiamo la possibilità di farlo, e poi perché possiamo controbilanciare delle informazioni e, ascoltando noi stessi, decidere intimamente a cosa dare più credito. Perché se ci facciamo invece guidare dalla paura e dall'ignoranza e ascoltiamo soltanto una parte, davvero rischiamo di diventare ancora più robot di quanto eravamo prima. Abbiamo parlato di frenesia prima, sì, di essere in una vita un po' meccanica, e rischiamo di diventare ancora più meccanici. Quindi questo è un punto di massima attenzione, questo, dal mio punto di vista. Quello che dice è quanto mai vero, perché se ci fai caso siamo stati anche oggetto di comunicazioni completamente in antitesi le une con le altre, anche da parte di importantissimi virologi, scienziati e medici. Sappiamo il balletto delle mascherine, servono delle mascherine, non servono, sappiamo il balletto in Italia mai arriverà, e poi le notizie che invece l'Italia era uno dei paesi più colpiti, sappiamo chi sostiene la tesi che il tampone serve, chi invece sostiene che non serve, così via, anche test sierologici e tante altre cose, non solo. Quindi ognuno di noi, sicuramente grazie anche ai canali web, ha possibilità di ricercare una propria informazione. Il problema è che si viene bombardati spesso e volentieri, anche sulle principali reti nazionali, da un certo tipo di comunicazione che arriva veramente in maniera di massa. Quello che mi interessava sapere, Francesca, in che modo ognuno di noi può gestire costruttivamente oggi questa fase? Ma proprio questo, Massimo, cioè, se noi, è come se ci fosse proposto di entrare in un tunnel. C'è un tunnel e c'è quello, secondo una certa visione c'è quello, entri lì, e se tu entri lì non esci più, non riesci a vedere altro se non quello in cui sei entrato. Allora, prima di entrare nel tunnel e quindi farsi completamente rapire, perché questo è, se entriamo lì dentro è come entrare in un buco nero, cioè in un tunnel, vado dentro e quindi seguo e ascolto solo quello che c'è lì dentro, quello che mi viene proposto, no? Allora ognuno si deve ascoltare e capire che cos'è che voglio io, perché questo momento è estremamente delicato per ricordare che ognuno di noi ha la possibilità di scegliere, che non siamo obbligati a credere a qualunque cosa e soltanto perché lo dice uno o lo dice l'altro siamo obbligati a credere. Ascoltiamo noi stessi, rientriamo in una dimensione maggiore di ascolto per riprendere potere, il potere che noi abbiamo dentro di noi, e scegliere in maniera più consapevole. Perché, per esempio, a me l'idea delle mascherine, che io metto perché ci sono delle disposizioni, io quando entro nei locali pubblici dove è obbligatorio la uso, ma per esempio se uno va in giro, non so come accada in altri posti, ma a Milano sembra di andare in giro e vedere tutti esseri con la, io la chiamo purtroppo la museruola, è come se ci fossimo messi un bavaglio e quindi come se non potessimo più esprimerci. E questo dobbiamo almeno poterlo vedere per poterlo poi gestire. Se non vedo, come dicevo prima, non posso cambiare, non posso trasformare nulla. Devo osservare questo fenomeno e dire cosa ne faccio. Mi piace, al di là del fatto che mi dicono di farlo, perché posso anche fare una cosa perché mi dicono di farla, ma la faccio consapevolmente. È chiaro. Guarda, Francesca, mentre parlavi, stavo ripensando, ecco perché ho voluto di proposito in apertura di questa nostra chiacchierata fare una tua breve biografia, perché diciamo che oggi viene data a tanti, in maniera obbligata, la possibilità di fermarsi dentro quel tunnel, quel buco nero di cui parlavi prima, e poter ragionare se il percorso che si stava intraprendendo fosse realmente quello giusto e quello atteso, che un po' penso che sia quello che sia capitato a te,
lo dicevamo prima, tu nel 2010, quando eri all'apice di una carriera come manager in società, banche d'affari o quant'altro, nel mondo, a un certo punto, penso immediatamente, hai dovuto riflettere perché hai deciso che anche il guadagno, la posizione sociale apicale di lavoro e tante altre cose non erano veramente quello che forse era più importante per la tua vita e per la tua esistenza. Tu sei riuscita, ecco, a guardarti intorno senza pressioni esterne e hai preso una tua decisione, ovviamente tanti altri magari questo tipo di scelta non l'hanno fatta. Oggi invece con il lockdown, con la forzatura di rimanere tutti quanti chiusi dentro le nostre case a riflettere, siamo tutti messi di fronte a una valutazione circa la bontà o meno della nostra qualità di vita, delle nostre priorità e cercare anche di rimetterci in gioco grazie a questo tipo di possibilità. Che consiglio tu pensi di poter dare a quanti oggi sono veramente in difficoltà? Perché guarda Francesca, stiamo per uscire dalla fase più critica. Noi siamo, gli uomini sono degli animali di abitudine, quindi con grande facilità, come ci siamo a un certo punto abituati a essere chiusi in questa quarantena forzata, penso che con grande facilità la maggior parte di noi si scorderà anche velocemente di questo periodo. Come si può far tesoro di questa esperienza e cosa tu ti permetti di consigliare a quanti oggi hanno già preso consapevolezza, ma sono di fronte al bivio di una scelta molto importante? Se continuare la propria vita secondo regole, principi seguiti e perseguiti finora, oppure provare a fare una sterzata e viverla in maniera differente. Assolutamente. Allora, perché abbiamo poco tempo e quindi sarebbe una cosa da affrontare in maniera profonda, evidentemente, questo è giusto che lo faccia questa piccola premessa. Allora, io dico questo, che ogni scelta che è guidata dalla paura prima o poi ci dà degli effetti negativi, magari non immediati, ma magari dopo, tra una settimana, fra un mese, fra sei mesi, fra un anno, noi vedremo degli effetti negativi. La scelta che è guidata invece dall'amore per se stessi, da una maggiore consapevolezza, da una luce nuova che ci orienta la nostra vita, allora sarà magari difficile viverla quella scelta, perché nessuno sta dicendo che non sarà difficile o che sarà facile, ma gli effetti positivi poi arriveranno. Quindi sono due mondi, c'è la paura, se mi faccio guidare dalla paura e faccio scelte per paura, sicuramente, ma è scientifico, avrò degli effetti negativi o prima o dopo, mentre se mi faccio guidare da qualcosa di più costruttivo, di positivo, dall'amore, perché sono le due grandi antagoniste, paura e amore, allora sarà difficile, perché nulla sarà facile in questa fase, sarà difficile, ma se continuo a credere in me stesso, in quella scelta che mi farà bene, io conquisterò una nuova vita, e anche se avrò dovuto fare sforzi, sacrifici, eccetera, ma alla fine sarò felice di aver fatto quella scelta. Sono due mondi opposti. Francesca, i sognatori possono essere anche imprenditori? Faccio una domanda ancora più precisa. Ci sono casi di imprenditori anche italiani che hanno tutte le caratteristiche, le qualità per poter essere definiti dei sognatori? Ancora spiego meglio la mia domanda. Si può unire la ricerca del profitto a un'attenzione anche verso il prossimo, verso l'ambiente, verso il mondo che ci circonda? Allora, assolutamente Massimo, grazie per questa domanda bellissima. Allora, l'imprenditore è sempre un sognatore. Nella convinzione che ho maturato attraverso la mia esperienza personale, attraverso i miei studi, le ricerche e la conoscenza di infiniti imprenditori a livello internazionale, l'imprenditore ha sempre una visione e quella visione è il sogno. Cosa voglio costruire? E crede prima di vedere. Questo credere prima di vedere caratterizza tutti gli imprenditori, anche se non è ancora fatto, io vedo prima gli effetti di quello che sarà. Questa è la modalità tipica del sognatore, no? Credo prima di vedere. E anche adesso,
anche adesso, l'attitudine che l'imprenditore, dal piccolo al medio al grande, avrà, farà la grandissima differenza. Un imprenditore spaventato, come dicevo prima, un imprenditore ansioso, un imprenditore eccessivamente sotto stress, ma anche eccessivamente collegato alla realtà esterna che induce terrore, che induce paura, eccetera, eccetera, rischierà di fare dei grandi errori. L'imprenditore che osserva quello che accade, ma che rimane integro nel suo intento, avrà sicuramente molte più possibilità di avere successo e di uscire vittorioso da questa fase. Quindi, la visione e il continuare a perseverare nella visione costruttiva, si può uscire, perché ogni crisi porta con sé sempre un'opportunità. Ovvio che potrebbero esserci delle alternative, delle cose diverse da fare, ma se mi chiudo e se ho paura non riesco neanche a vederle, non posso accedere Benissimo. A delle soluzioni diverse. Francesca, se invece... dimmi, finisci pure. No, se invece sto più calmo e quindi intendo con tutto il mio essere risolvere, troverò delle soluzioni, troverò delle strade che non avrei, alle quali non avrei mai magari pensato prima. È così che fa la differenza, cioè la differenza di chi ce la farà e di chi non ce la farà. È vero, ci sono gli aiuti, c'è il governo che deve sostenere, sicuramente, e questo non ci piove. Fatto questo però, chi ce la farà è sicuramente chi avrà un'attitudine più costruttiva, più visionaria proprio, no? Del riuscire ad uscirne. Ecco, perché si potranno nuove soluzioni. Sì, questo è giusto, però dobbiamo ora provare a dare un suggerimento, un aiuto a quanti vogliano diventare dei sognatori. Tu hai creato oramai dal 2010 questa scuola dei sognatori. Non parliamo adesso degli imprenditori, ma parliamo di chiunque, dal commerciante al piccolo imprenditore, all'artigiano, alla casalinga, al pensionato, a chiunque, perché penso che il sognatore possa essere chiunque di noi. Come puoi come secondo te dovrebbe affrontare questo momento per poter guardarsi dentro e avere quella forza interiore che tu ci dici essere alla base del risultato e del successo personale? Allora, il guardarsi dentro significa che il piccolo imprenditore, adesso alcuni per esempio decidono di non riaprire più, no? Però un conto è non riaprire e sentirsi sconfitti, un conto è non riaprire per scelta, ma per una scelta perché decido che questa situazione non la voglio più, non mi piace più e decido di fare qualcos'altro. Cioè sono due modalità completamente diverse. La sconfitta è invece dire ok, prendo atto, sto nell'istante, sto nel momento, cosa faccio adesso? Non mi sento sconfitto, mi rimpicciolisco e mi deprimo, ma decido di magari unire le forze col vicino. Magari c'è un vicino col quale facevo, non dico la guerra fino all'altro giorno, ma mettiamoci insieme, dividiamo i costi, non lo so, invento. Ma ci sono sempre le soluzioni e tutto dipende dall'attitudine. Allora, se uno vuole risolvere, risolverà. Questa è la differenza. Voglio risolvere, cioè è tutto l'essere, come se si muovesse in quella direzione. Se invece... mi sono già appiattito sull'idea che è impossibile risolvere, che non ne verrò fuori, cade tutto, e questo accade nel mondo della casalinga come accade nel mondo dell'imprenditore. Dipende tutto dall'attitudine che io avrò, Massimo, capì? Quindi non è facile prendere l'attitudine giusta se uno non ha l'allenamento, però magari con un po' di aiuto si può assolutamente cambiare o avere l'attitudine giusta per poter cambiare le cose, ma senza quell'attitudine giusta non possiamo cambiare niente, rimarremo schiacciati, ok, da tutto quello che accade. Francesca, io ti ringrazio veramente per le tue parole, ti ringrazio per averci aiutato a sognare tutti quanti, perché indubbiamente hai fatto chiarezza in noi circa la possibilità di far tesoro di questo momento, appunto, di chiusura forzata, per poter cercare di essere delle persone anche migliori per un futuro, ma soprattutto anche per costruirci
un nuovo modo di vivere e un futuro che sia anche più rispondente alle nostre aspettative. Grazie mille. L'ultima cosa che volevo chiederti è se quest'anno la tua giornata del sognatore si è già svolta nel 2020 o quando si dovrebbe svolgere? Allora, si sarebbe dovuta svolgere l'8 di novembre di quest'anno, ma abbiamo deciso di non farlo. Quest'anno Dreamers Day sarebbe stata la sesta edizione, ma abbiamo peraltro deciso, ovviamente, perché anch'io sto nell'istante, sono un'imprenditrice pure io, quindi lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Ho deciso di non farlo, ma non è che mi sono fermata qui, sto costruendo un progetto straordinario, enorme, di ridisegno del futuro della società in tutti gli ambiti dell'esistenza che porterò con tanti comitati che sto creando al Dreamers Day del 2021, tutti sul palco a raccontare come dovrà essere la nuova umanità. Ti seguiremo con grande attenzione, noi e i nostri telespettatori di Ok Italia Parliamone. Grazie ancora. Grazie Massimo, grazie a te, grazie a tutti voi, grazie. Grazie, buona serata. Grazie a te.